ti sembra che la squadra sia più serena dal punto di vista mentale, che se può essere quella partita lì la svolta, penso proprio mentale. Sempre che non si vince, se vince la prima partita, chiaramente tutti aspettiamo che sarà la partita della svolta. Credo che abbiamo mostrato un'altra volta il carattere, la personalità, la voglia di vincere, con sofferenza alla fine, ma con un bel primo tempo, lo stesso che abbiamo fatto in altre partite, ma in questo caso con un po' più di effort. Dá sa povedať, že ten zápas, ktorý ste vyhrali v Sassuole, bol pre vás veľmi dôležitý, že zmenil tú náladu celého mužstva a že pre vás znamenal taký obrat a nádej pre budúcnosť? Áno, ako som už povedala predtým, tento zápas bol dôležitý, že ukázali sme to, čo v nás je, ten náš potenciál, ukázali sme druhú tvár, aj keď ten koniec bol, tam už bolo trošku utrpenie, treba povedať, že v tom prvom polčase sme priniesli veľmi pekné chvíle. Un'altra cosa, in questo momento, e sottolineo in questo momento, ti basta vincere o vuoi anche giocare bene? Sempre è più facile vincere se si gioca bene. Dobbiamo giocare bene per vincere, ma alla fine dipende come va la partita, ma sempre noi dobbiamo fare il nostro gioco perché sarà più facile vincere più partite. V tejto chvíli, opakujem, v tejto chvíli je pre teba dôležitejšie vyhrať alebo dobre hrať. Je pre nami teda veľa zápasov, samozrejme, že chceme vyhrať, ale aj dobre hrať a budeme dobre hrať, teda, aby sme vyhrali, aby sme mohli vyhrať. Martino. Salve mister, nell'ottica di questa rotazione di uomini è possibile vedere anche per la prima volta Andujar in porta e se è ipotizzabile che Micho invece d'attacco possa avere un'altra chance? Sai che non dico chi va a giocare la partita, è sicuro che cambiano i giocatori perché giocare il giovedì in trasferta e dopo domenica non è facile. Devono cambiarsi i giocatori. Chi può giocare, tutti che sono qua, oggi possono giocare, aspettiamo dopo l'allenamento se non abbiamo nessun problema e decidiamo con tutto lo staff. Ma dire se va a giocare uno o un altro non devo farlo perché normalmente non lo dico. Tiež povedať už v tomto zápasu napríklad, či Micho dostane novú šancu, alebo či Antoine bude brániť. Treba povedať, že uvidíme, ktorý hráč akú pozíciu bude mať. Každý vlastne v čtvrtok by bol presun, aj nás čaká presun, čiže treba, aby hráči boli pripravení, aby bol ten výber správne spravený. Mister, buonasera. In campionato lo scorso anno 10 vittorie in trasferta, quest'anno su 3 gare in trasferta 2 vittorie. Nella sua gestione europea su 6 gare una sola vittoria. Stante la mentalità offensiva del Napoli, come si spiega ciò? Cioè è più difficile vincere all'estero in trasferta? Alebo ako si vysvetlíme, že v minulom období to bolo 10 víťazstiev, teraz len 3 víťazstva? Dipende un po' dell'avversario, dipende del momento. Adesso credo che se abbiamo la mentalità giusta possiamo vincere in trasferta anche se si gioca a casa. Questa in trasferta, con i numeri sono positivi, pensiamo che sarà positivo lo stesso, ma sicuro che sarà difficile. Nezávisí to len od toho, či hráme doma alebo hráme v zahraničí. Závisí to aj od tej konkrétnej chvíle, od toho konkrétneho naladenia, od toho, kto je našim súperom. Ale myslím, že keď budeme mať to správne naladenie, tak môžeme vyhrať, aj keď sme mimo toho. Pán Benitez, vnímate Mareka Hamšíka ako jednu z najväčších futbalových hviezd v súčasnosti? A patrí medzi tých najlepších hráčov na svete? Il personaggio di Marek Hamšík, lei lo vede come che secondo lei appartiene Marek tra i più grandi giocatori del mondo, lei lo vede come? Marek è un giocatore importantissimo per noi,
un giocatore che ha tantissima qualità, lo sappiamo, lo abbiamo visto l'anno scorso, lo abbiamo visto nel passato e lo abbiamo visto anche quest'anno. E lui sa che può farlo meglio perché lo ha fatto sempre e noi abbiamo fiducia che lo farà. Sicuro che è un giocatore importantissimo a livello internazionale. Samozrejme, Marek je veľmi dôležitým hráčom na medzinárodnej úrovni, je pre nás veľmi dôležitým hráčom, má obrovské kvality, preukázal to minulý rok, v minulosti, aj tento rok a Marek vie, že stále môže zo seba vydať viac a stále môže byť ešte väčším hráčom. Rai, signor Benitez, che cosa conosce del calcio slovacco e dello Slovan in particolare? Čo, pán Benitez, viete o slovenskom fotbale a konkrétne o klube Slovan? Afortunadamente sempre a questo livello abbiamo un buon staff e anche un giocatore che può dire qualcosa. Abbiamo visto le partite, abbiamo analizzato un po' la squadra, sappiamo che è una squadra che ha velocità in attacco, e qualche giocatore con abilità, è forte è fisicamente in difesa, è una società che è storicamente la più forte e adesso hanno avuto qualche problema e risultati nelle ultime partite e anche la partita del Young Boys che è una partita difficile da spiegare con il risultato, l'abbiamo guardato bene e non ha nulla di vedere con il livello della squadra perché hanno subito un gol all'inizio e due dopo l'89esimo. Questo significa che la squadra è più forte di quello che dimostra questo risultato della partita del Young Boys, è una squadra che se noi lo facciamo bene e lavoriamo bene si può vincere la partita, ma se non lo facciamo bene con tutti questi tifosi qua sarà difficile sicuro. Teda slovenský futbal, samozrejme, máme tu aj v našom týme, máme teda slovenského hráča, takže máme veľa informácie, sledovali sme samozrejme rôzne slovenské zápasy. Vieme, že slovenskí hráči Slovanov sú veľmi, veľmi silní, pokiaľ teda pri dávaní gólov, keď teda sú nasadení na dávaní gólov, majú veľmi silnú obranu. A okrem toho samozrejme vieme, že aj sú, že aj vlastne z historického hľadiska Slovan patrí medzi najdôležitejšie kluby. Teraz bol trošku ten problém, teda neboli výsledky také, ako určite Slovan očakoval som John Boys v Berne, ale určite úroveň Slovanu je veľmi vysoká a tie výsledky samozrejme v tom Berne neboli také, aké mali byť, ale ten spôsob hry a všetko, nie vždy výsledky preukazujú tú kvalitu. Čiže musíme, ak chceme zajtra vyhrať, musíme byť skutočne súd, musíme veľmi dobre hrať, lebo Slovan je kvalitný súper. Pán Žahný Benitez, ja by som mal otázku. Vy ste vlastne viedli, respektívne stále trénujete dvoch najlepších slovenských futbalistov, Martina Škretela a Mareka Hamšíka. By som nás mohli tak po tej ľudskej stránke ich porovnať, respektívne čo majú spoločné. A na Slovensku oni vlastne tu bojujú neustále rok čo rok o najlepšieho futbalistu roka. Kto je podľa vás z nich dvoch lepší? Ale nám to duje Kaučatovi Slováky, Štutil e Hamši, ale Rasele potrebe fare un confronto, perché loro sono sempre, quando viene eletto, il migliore calciatore dell'anno, sempre sono loro due in competizione. Allora secondo lei chi di loro è lì? Perché lei ha allenato entrambi. 5 anni fa, scherzo, adesso va. Hanno pre 5 rocchi dello scontato, ha detto Marek. No, tutte e due, devo dire, al di là della qualità, che credo che tutti sappiamo la qualità che ha ciascuno il suo ruolo, tutte e due la cosa che mi è piaciuto è che sono due professionisti e due persone per bene, tutte e due lavorano al massimo, tutte e due cercano a farlo bene sempre, e per loro, anche per la squadra, e questo è quello che mi è piaciuto di più, al di là rispetto della qualità.
Obidvaja sú vysoko kvalitní a samozrejme tú kvalitu si veľmi ceníme, ale odhliadnuť od kvality nie je len kvalita dôležitá. Odhliadnuť od kvality musím povedať, že sa mi veľmi páčia aj ako ich povaha, lebo obidvaja sú skutočne veľkí profesionáli, obidvaja sú takí, dá sa povedať, dobrí ľudia a okrem toho je veľmi dôležité, že skutočne dávajú maximum do tej ich práce a to si veľmi vážim. Pán Benítez, beríte zajtra iba víťazstvo, alebo budete spokojiť aj s revizou, respektíve či budete pokladať revizu za neúspech? Lei praticamente per domani il suo obiettivo è solamente la vittoria o si accontenterebbe anche con il pareggio o considera solamente la vittoria come risultato? Inizio sempre la vittoria e dopo dipende come va la partita. Sempre pensiamo a vincere, in una maniera o in un'altra sicuro pensiamo a vincere con molto rispetto e dipende dalla partita, alla fine dobbiamo vedere se un pareggio è buono, ma soprattutto oggi dobbiamo sempre pensare ai tre punti. Samozrejme našim cieľom je hlavne víťazstvo, ale potom uvidíme, ako sa bude celá hra vyvíjať, možno aj tá remíza. Musíme hrať teda s rešpektom k nášmu partnerovi a niekedy vlastne uvidíme podľa toho, ako sa bude vyvíjať hra. Niekedy môže byť dobré aj tá remíza, uvidíme akého typu remíza a za jakých podmienok, ale pre nás sú veľmi dôležité tie tri body. Grazie a tutti.